Thank you.
tu sei... parliamo forte. Allora, intanto grazie che ti fai intervistare. Senti, facciamo qualche domanda. Sei contento allora di questa nuova squadra, la squadra di Messina di Piero? Io sono stato uno di quelli che ha accettato il progetto del presidente, che ha voluto rimanere qui. Sono rimasto con piacere e sto vedendo una squadra che sta crescendo, una squadra che sta facendo cose positive, che sta anche lavorando solo per arrivare pronti a questo campionato. Ti faccio allora, appunto, vedo che appunto sei già entrato nella seconda domanda che volevamo farti, e quindi sei contento di giocare nella squadra della tua città? Certo, certo, per me è stato importantissimo ricevere la proposta, perché speravo che il presidente ci tenesse, che venissi io, e giocare in questo stadio per me è importante. Era importante l'anno scorso, è stato importante l'anno scorso e è importante quest'anno. Quindi hai preferito stare qui a Chioggia, sì, con la tua squadra, che magari qualche altra squadra di fuori? Per me la priorità era qui, per tante cose. Senti, hai questione se prendo gli appunti, ma io sono un po' neofita del calcio. Noi sappiamo che hai fatto molto bene, soprattutto anche l'altra volta, l'altra partita, l'altra amichevole. Ci hanno parlato, noi non c'eravamo, ma sappiamo che hai fatto almeno due belle parate. Scusa la domanda, magari forse un po' troppo così impudente. Pensi di riuscire a far bene per questa squadra, per questo campionato? Io ce la metterò tutta, come sempre. Non è andata male gli anni scorsi che eravamo in Serie D. Penso e spero di poter far bene anche in Eccellenza. L'intenzione è mia. Quindi tu pensi che con questa squadra si possa ambire a vincere il campionato? Io penso che con questa squadra si può ambire a lottare con tutte le squadre che ci sono, si può ambire a giocare alla pari. Poi il campionato, vincerlo, è un assieme di cose che nessuno le conosce a fondo. Però si può lottare, quello è importante. Deve essere alla pari con gli altri e poi chi la dura la vince. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Allora, io sono, un po' di volte che vengo, vedo che la tribuna è sempre ben fornita. Purtroppo al sud magari anche se non sono delle amichevoli c'è il caldo. Ai tifosi che seguono comunque questi video, che seguono questo che stiamo facendo, ti senti di dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Guarda, io giocavo gli anni scorsi qua e li ho sempre avuti qui i tifosi con noi, e non vederli adesso, anche se siamo solo negli amici del campionato, un po' dispiace, perché era un'altra cosa, con loro era un'altra cosa. Io tutti quanti quelli che mi chiedono dico che spero tanto che ritornino, perché sono molto importanti, troppo importanti. E fa troppo piacere entrare in campo con il loro supporto, fa troppo piacere vederli lì che ti incitano. Sono tanto importanti e spero, io li chiamo perché voglio che vengano. Quindi questo è un bel messaggio che sta mandando Luca ai tifosi, e noi ci uniamo a questo messaggio. Tornate qua in campo, perché tutti abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, soprattutto i ragazzi che giocano. Io ne conosco parecchi perché ci ho giocato qua prima. E sono fondamentali, devono tornare. È il dodicesimo uomo, anche il tredicesimo. Anche il tredicesimo. Il dodicesimo e il tredicesimo. Va bene, grazie. Ciao, bello, grazie. Grazie.